E adesso con orgoglio rubo il mestiere al nostro Piercarlo Presutti e rubo anche la sua pagina dello sport, perché non potevamo non omaggiare il 20° scudetto dell'Inter arrivato lunedì scorso grazie alla vittoria nel derby contro il Milan. Festeggiamenti dei tifosi nerazzurri non solo a Milano, un po' in tutto il mondo, le abbiamo raccontato, abbiamo visto immagini che ci hanno riempito il cuore un po' dovunque. Allora ci facciamo raccontare che cosa è successo invece a New York da Alessandro Biagini dell'Interclub di Manhattan, che vedo collegato con noi. Bentrovato Alessandro e grazie per essere con me a Casa Italia. Buongiorno, grazie a voi. 20° scudetto, grandi festeggiamenti tra le strade di Manhattan. Ci fai un po' entrare in quell'emozione, in quel mood che voi avete vissuto? Certo, iniziamo dall'inizio. È stato grandioso. Da tutto quello che ha preparato l'Interclub a Manhattan, la location preparata ad hoc, si sentiva già aria bella, diciamo. Partita intensa, importante, e al fischio finale una gioia immensa. Il fatto di poterla non vivere in Italia forse ha dato qualcosa in più a noi del club, a noi di Manhattan, perché è un forte senso di appartenenza. Festeggiarlo qui, festeggiarlo con amici, festeggiarlo nel club, è bellissimo, importante, bello. Penso che sia il vero senso anche dello sport, di questa grande identità che lo sport ti regala e questo legame immenso che lo sport dà con la terra anche quando si è lontani. Immagino la soddisfazione dei tifosi, tantissimi tifosi nerazzurri a New York. Soddisfazione credo doppia, visto che lo scudetto è arrivato anche grazie alla vittoria nel derby. Così, giusto? giusto per mettere la ciliegina, no? Doppia in tutti i sensi, doppia nel derby, doppia nella stella, non lo so, una perfetta combinazione quest'anno, assolutamente. Ma mi toglie una curiosità, questo detto tra noi, con i cugini milanisti, newyorkesi, c'è stata la rivalità sportiva come c'è stata qui in Italia o oltreoceano siamo stati un po' più blandi? Ma devo dire un po' più blandi, perché il club e la location è stata riservata solo a noi, okay. Quindi eravamo noi 100% interisti, quindi cugini non li abbiamo visti, quindi abbiamo festeggiato tra di noi, quindi lasciami dire un po' più blandi. Va bene. E l'anno scorso, a proposito sempre di grandi curiosità, quando ha vinto il Napoli, parte di Manhattan sembrava fuori grotta. Questo giusto per riportare un po' anche alle mie origini. Molti newyorkesi sono rimasti anche in un certo senso coinvolti dai festeggiamenti. Siamo stati un po' rumorosi l'anno scorso. E immagino siete stati rumorosi anche voi. Gli americani hanno partecipato alla festa. Come hanno vissuto e come vivono proprio in generale il tifo calcistico? Allora, lo siamo stati non forse in maniera come avete festeggiato voi l'anno scorso, ma ci siamo fatti sentire nelle strade anche noi e abbiamo cercato di appunto farci valere. L'americano in generale festeggia, partecipa, è presente negli eventi, manca quel pizzico di passione forse, ma sono partecipi anche loro agli eventi importanti. A loro modo vivono diverso, ma sono importanti nel vivere lo sport ed eventi comunque della comunità. Beh, senza nulla togliere, noi li amiamo profondamente, ma manca quel po' di italianità che rende un po' più friccicarello tutto. A proposito invece della stagione, che stagione è stata per l'Inter? Come l'hai vissuta tu? Champions a parte, è stata una stagione decisamente positiva. Mi dici anche in sincerità quanto credevate allo scudetto a inizio stagione? Allora, inizio stagione, ogni anno è difficile. Io ci credevo. I risultati dell'anno scorso, la finale mancata di Champions League per poco, c'erano le basi per fare, il gruppo era serio, ero veramente ottimista già dall'inizio, quindi ci credevo. Stagione è stata comunque dominata, quindi sinceramente convintissimi fino all'ultimo. 17 punti di vantaggio sulla seconda, vincere appunto nel derby è stata proprio apoteosi quest'anno.
E chissà se ci ha creduto così anche l'ambasciatore italiano a Londra, Enrico Lambertini, sicuramente è stato colpito completamente da questa grande passione, poi passione che ha davvero interessato varie parti del mondo. Vogliamo ascoltare insieme la sua di testimonianza, sentite.